Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Celebriamo oggi la festa della presentazione di Maria al Tempio. Maria è presentata al Tempio e consacrata a Dio e serve nel Tempio del Signore fino al giorno in cui andrà sposa a Giuseppe e diventerà la Madre di Dio, il Tempio vivo dello Spirito, la Madre degli uomini. Dobbiamo vivere questa consacrazione di Maria a Dio, perché nella Madre sono consacrati i figli che Dio le darà. Per cui in anticipo noi vogliamo guardare in Maria il tipo della nostra consacrazione. Appunto per questo che nella Chiesa si celebra oggi la festa pro orantibus, la giornata pro orantibus, cioè la giornata per le oranti, per le claustrali che consacrano totalmente la vita a Dio nei monasteri. E pertanto un invito alla consacrazione a Dio, affidandoci a Maria, e momento allora questo che noi celebriamo, momento di purificazione interiore in vista della purificazione e in vista di una consacrazione totale a Dio per le mani di Maria, come del resto è la vita cristiana, è una vita di consacrati, perché siamo un popolo sacerdotale dedito al culto di Dio e che abbiamo dimenticato la nostra sacralità. Domani poi è la festa di Cristo Re, perché oggi è la vigilia di questa grande solennità. Cristo Re dell'universo, ma Cristo Re nostro, Cristo che ha inaugurato il regno di Dio in questo mondo, lo ha realizzato in sé e chiama tutti noi a realizzare in Lui il regno di Dio, cioè il dominio di Dio dentro di noi. Dice bene Origene, nella seconda lettura delle ore canoniche che noi recitiamo ogni giorno, che questo regno di Dio dentro di noi è il regno di grazia, per cui è il peccato che innanzitutto bisogna eliminare, il regno del peccato. Oggi nel mondo c'è il regno del peccato, il regno di Cristo e il regno di grazia. Sono due regni che si oppongono, il regno della luce e il regno della tenebra. Il peccato, ossia le ombre del maligno, della corruzione del peccato, invadono il campo della luce e noi dobbiamo sottrarci alle ombre del peccato, alle proiezioni di tenebra che viene dal maligno, per ribadire la nostra consacrazione a Dio, e cioè noi che siamo i figli della luce dobbiamo ribadire questa appartenenza a Cristo Signore, al regno di Cristo Signore, e la luce è la verità, la luce è l'amore. La non luce è l'errore, la non luce è il peccato. E allora purifichiamoci dei nostri peccati, dei nostri errori, cacciamo via le tenebre
questa mattina, in questo momento di purificazione, per ribadire dentro di noi il regno della grazia, della giustizia, il regno del Signore nostro Gesù Cristo, quel regno che ha come prima cittadina Maria Santissima, la consacrata al Signore. Chiediamo allo Spirito del Signore di entrare in questa dinamica e dobbiamo bandire il peccato dalle nostre coscienze. Maria Santissima, che fu esente da ogni peccato, che visse nella santità della vita, Maria, la prima cittadina del Regno, che si presenta a Dio, ci voglia presentare purificati a suo Figlio Gesù, perché possiamo essere anche noi cittadini del Regno. Però dobbiamo essere purificati dai nostri peccati. Sgombriamo pertanto la mente da ogni ombra d'errore, il nostro cuore da ogni ombra di peccato. Purifichiamoci davanti al Signore e chiediamo allo Spirito Santo, Spirito di purificazione, di scendere come acqua su di noi, di scendere come fuoco su di noi, perché noi purificati, noi sottratti al regno delle tenebre, possiamo entrare nel regno della luce. E benediciamo Dio nostro Padre, che come detto nel prologo ai Colossesi, ci ha sottratto dal regno delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo diletto Figlio Gesù. Prepariamoci così, celebrando questa festa odierna, alla festa di domani, noi cittadini del regno di Dio. Spirito di Dio, scendi su di noi. Spirito del Dio vivente, accresci in noi la vita, ravviva la tua fiamma. E a tal santa erba nacana, io de diana, mia lara iena, io sanu asli. Yari diana mori anishoro alara no yeru. Alziamo le mani in alto, invochiamo lo Spirito su di noi, Spirito di purificazione, Spirito di grazia, Spirito di giustizia e di santità. Vieni, o Spirito Santo, su di noi. Ya ya yervan ya ne ya la rayona shure ya ni kere na yona ma na la rani mi ya ne ya re ni ya shi koro mori ni ya nungeri ya ma yure wanaka ya na. A fianco, o Cristo, Signore, una fonte di salvezza che ci lava dal peccato e in tutto il mondo rinnova la vita. Alleluia. Alleluia. Ritornate alla cittadella, o prigionieri della speranza, ve l'annuncio fin da oggi. Si ripagherà due volte. Tendo Giuda come mi arco, Efraim come un arco teso. Io ecciterò i tuoi figli, o Sion, contro i tuoi figli. Ti farò come spada di un eroe. È un testo che il Signore ci dona. Il Signore ci dice: ritornate, figli. Ritornate, o figli, a me. Gridiamo allora con questo annuncio di un ritorno a Lui. Gridiamo al Padre, al Figlio e allo Spirito, perché ci spianino la via del ritorno. O Padre, che dell'agnello immolato sulla croce fai scaturire le sorgenti dell'acqua viva, purifica il tuo popolo, Signore.
O Cristo, che rinnovi la giovinezza della Chiesa nel lavacro dell'acqua con la parola della vita, purifica il tuo popolo, Signore. O Spirito, che nelle acque del battesimo ci fai riemergere come primizie dell'umanità nuova, purifica il tuo popolo, Signore. Voi siete stirpe eletta, dice il Signore, popolo santo di sacerdoti e re, proclamate le meraviglie del Signore. Egli ha vinto le tenebre del male e vi ha chiamato alla tua santa luce. Alleluia. Alleluia. O Dio onnipotente, purificaci dai peccati e per questa celebrazione penitenziale rendici degni di partecipare alla celebrazione eucaristica. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo. Guarda, Signore, il tuo popolo riunito nel ricordo della Beata Vergine Maria, fa che per sua intercessione partecipa alla pienezza della tua grazia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Zaccaria. Gioisci, esulta, figlia di Sion, perché ecco, io vengo ad abitare in mezzo a te, oracolo del Signore. Nazioni numerose aderiranno in quel giorno al Signore e diverranno suo popolo, ed egli dimorerà in mezzo a te, e tu saprai che il Signore degli eserciti mi ha inviato a te. Il Signore si terrà Giuda come eredità nella terra santa. Gerusalemme sarà di nuovo prescelta. Taccia ogni mortale davanti al Signore, poiché egli si è destato dalla sua santa dimora. Parola di Dio. Sono fuori e ti cercano. Ma egli rispose loro: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Girando lo sguardo su quelli che gli stavano seduti attorno, disse: ecco mia madre e i miei fratelli, chi compie la volontà di Dio, costui è mio fratello, sorella e madre. Parola del Signore. Alleluia, 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 alleluia.
le parole del Santo Vangelo siano distrutti i nostri peccati. Un Vangelo che ci fa riflettere quello che abbiamo proclamato questa mattina. Ci fa riflettere perché Gesù annuncia un nuovo modo di rapportarsi a Lui e Lui a Dio. Non è più la coniazione terrena che conta, ma è una coniazione nuova che Egli annuncia, la coniazione del nuovo regno. Non è fondata sul sangue, sulla carne, ma sulla volontà di Dio. È la volontà di Dio che è il fondamento, come il sangue. Come la stirpe di coloro che appartengono a Dio, tiene la volontà del Padre, costui è cittadino del nuovo regno, costui appartiene a Cristo, capo del regno. Anche Maria, come madre terrena, deve essere nella volontà di Dio per essere cittadina del regno. Cioè Maria non tanto perché ha dato la vita fisica a Gesù è cittadina del regno, quanto perché con la mente, con il cuore è diventata la madre del Salvatore. Prima di averlo generato nel ventre, l'ha generato nella volontà, nella mente, nel cuore. Ed è per questo che è la prima cittadina del regno, perché è nella piena volontà di Dio. Quando l'angelo le diede il grande annunzio, esse disse: avvenga in me secondo la tua parola, cioè si piegò alla volontà del Padre, ed è allora che divenne la prima cittadina del regno, la madre del capo del regno, la madre di Cristo. Ma è per questa adesione alla volontà, della volontà a Dio, che ella divenne la madre del nuovo regno. E tutti quelli i quali vogliono essere cittadini del regno, debbono condividere quello che ha scelto Maria, e cioè fare la volontà di Dio, essere nella volontà di Dio. Per cui si diventa cittadini del regno di Dio rientrando nella volontà del Padre, come Cristo che fece la volontà del Padre e colui che ha fondato il regno di Dio sulla terra, così tutti quelli i quali vogliono appartenere in Cristo al regno di Dio debbono sposare la volontà del Padre. È la volontà del Padre che fonda il regno di Dio. E allora che viene costituita una nuova coniazione tra quelli che aderiscono alla volontà di Dio, una nuova relazione con Cristo, chi è nella volontà del Padre, come io sono nella volontà del Padre, per me è il familiare, appartiene alla mia famiglia, cioè costui è madre, fratello, sorella per me. Diventa mia familiare
chi è nella volontà del Padre, per cui è la volontà di Dio che costituisce figli del Regno, altrimenti restiamo fuori. Anche che ci dovesse essere madri, fratelli e sorelle carnali di Cristo, è un nuovo modo di essere che Cristo annuncia. Dice solennemente Gesù a quelli che sono accanto a Lui, ai Suoi discepoli, i quali hanno condiviso la volontà di Dio aderendo a Lui, che quelli sono i fratelli, le sorelle, la madre. Gli altri che stanno fuori, quelli non sono più madre, fratelli e sorelle, non gli appartengono. Per entrare nel nuovo regno, nella nuova famiglia di Cristo, bisogna entrare dentro, in casa, non stare fuori, forse anche la madre, il fratello, la sorella di Cristo, secondo la cognizione umana. Diceva Paolo, se abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, adesso non lo vogliamo riconoscere più. Vogliamo conoscere Cristo secondo lo Spirito. Egli è il capo del nuovo regno, colui che è morto ed è risorto e vive. Io sono il vivente, come detto nell'Apocalisse. Fratelli e sorelle, noi vogliamo guardare questa mattina al nuovo regno di Cristo, a questo nuovo modo di rapportarci a Cristo, capo nostro, perché è nel santo battesimo che noi diventiamo cittadini del regno ed entriamo in Cristo a fare la volontà del Padre. Chi non fa la volontà del Padre in Cristo Gesù, costui non appartiene al regno di Cristo Gesù. Maria, la nostra madre, è colei che è la prima cittadina del regno, la prima consacrata a Dio. È lei che ha piegato la testa e ha detto Fiat, ha accettato la volontà di Dio. Ed è per questo che il Verbo, il Dei, si fece carne e diventa la madre degli uomini. È una nuova maternità. Diventa la madre di Cristo Salvatore e madre di Cristo Salvatore diventa madre degli uomini. Anche noi entriamo nel regno di Dio mediante una consacrazione. Ed è su questa consacrazione che voglio fermarmi un momento. Maria è presentata al Tempio, si consacra a Dio e anticipa quella che sarà per noi la consacrazione a Dio, che avviene nel battesimo, quando l'essere nostro aderisce pienamente a Dio, quando noi veniamo purificati dai nostri peccati, veniamo santificati dallo Spirito Santo e consacrati a Dio Onnipotente. Siamo perciò chiamati oggi, guardando Maria nostra madre come prima cittadina del regno di Cristo, siamo chiamati a vivere la nostra consacrazione, la consacrazione battesimale. Che cosa comporta per noi la consacrazione battesimale? Comporta per noi l'entrata nella volontà di Dio, nel beneplacito di Dio. Adamo si era distaccato da Dio, era uscito fuori
della volontà di Dio. Invece il nuovo Adamo Gesù, entrando in questo mondo, dice: «O Padre, ecco, io sono venuto per fare la tua volontà. Per questo mi hai forato le orecchie, perché io ascolti la tua parola e la metti in pratica. Per questo io ti do il mio corpo in sacrificio, perché gli olocausti non ti sono piaciuto, ed ecco, tu hai voluto che ti offri il mio corpo in sacrificio e te lo offro, perché questa è la tua volontà». Gesù entra in questo mondo per fare la volontà del Padre e chiama tutti gli uomini che vogliono essere di Lui a fare la volontà del Padre. Lui, il nuovo Adamo, si contrappone al vecchio Adamo, il quale uscì dalla volontà del Padre e ha costituito tutti i suoi figli peccatori, disobbedienti. Invece lui, nuovo Adamo, si costituisce capostipite di tutti quelli che vogliono rientrare nella volontà di Dio e nella volontà di Dio vogliono essere figli di Lui. Noi attuiamo questa entrata nella volontà di Dio mediante Cristo proprio nel Santo Battesimo, ed è nel Battesimo che noi usciamo dal vecchio Adamo ed entriamo nel nuovo Adamo come cittadini del nuovo Regno. Ed è in Lui che riceviamo lo Spirito Santo che ci fa vivere la vita del nuovo Regno, la vita dei consacrati a Dio, di coloro che sono nella volontà del Padre. Riviviamo allora, pensando alla festa odierna, il nostro battesimo, quando fummo presentati al Tempio di Dio, quando l'acqua lustrale cadde sulla nostra bocca, cioè sul nostro capo, rigò tutto il nostro capo e il sacerdote ci battezzò, dicendoci: «Io ti immergo nel Padre, nel Figlio e nello Spirito». E allora che il peccato uscì da noi, e allora che mediante lo Spirito Santo siamo entrati nella Santissima Trinità come consacrati a Dio, uno e trino. Ed è da allora che noi abbiamo ricevuto il mandato della guerra contro il regno delle tenebre, il mandato della guerra contro la carne, il mondo e il maligno, i tre grandi nemici. Ed è per questo che fummo unti con l'olio dei catecumeni per questa triplice battaglia contro le potenze delle tenebre, contro il regno delle tenebre, noi fatti cittadini del regno della luce. E allora che vennero infuse in noi le tre grandi virtù, la fede, la speranza e la carità, e allora che lo Spirito Santo venne ad abitare dentro di noi, perché noi consacrati a Dio potessimo vivere da cittadini del regno, cioè la vita filiale, la vita del Figlio di Dio. Sono questi i due aspetti che noi vogliamo per il momento così fissare: la guerra al peccato, la guerra alle tenebre, la guerra alla carne, la guerra al mondo, la guerra al maligno, a cui ci siamo obbligati con giuramento, e poi la vita di consacrazione a Dio nella preghiera, nel sacrificio, nella fede, nella speranza, nell'amore. E vogliamo interrogarci questa mattina
Siamo noi cittadini del Regno di Dio? Siamo dei consacrati al Signore? Se tu sei un consacrato al Signore, vivi la tua consacrazione. Tutte le altre consacrazioni si basano sulla consacrazione battesimale. Sono una ripetizione della consacrazione battesimale e la radice di ogni altra consacrazione, anche la consacrazione religiosa, la consacrazione delle claustrali e un ripetere il battesimo e un ribadire gli impegni battesimali. Per cui la consacrazione radicale per il cristiano è il battesimo ed è comune a tutti i battezzati, cominciando dal Papa fino all'ultimo battezzato. Tutti diventiamo cittadini del Regno, consacrati a Dio in forza del battesimo, non in forza di altre ulteriori consacrazioni che si fondano e ribadiscono la consacrazione battesimale. Siamo dei consacrati a Dio, lo abbiamo detto alla fine del rito di purificazione. Voi stirpe sacerdotale, voi consacrati a Dio, stirpe regale, avete Dio per vostro re, siete i cittadini del Regno per vivere la vita di consacrati. Questo comporta la guerra al peccato, nella fedeltà al giuramento, la guerra al mondo, la guerra al maligno. Siamo dei combattenti, per questo siamo stati unti come combattenti. E nella Cresima ancora ci è stato ripetuto che siamo i soldati del Regno di Dio, i combattenti di Dio, per affermare nel mondo il Regno del Signore, dentro di noi e attorno a noi. Questo è il primo giuramento che abbiamo fatto, giuramento di guerra, per cui la nostra vita cristiana non è statica, non è fatta di cerimonie, non è fatta di riti, non è fatta di semplici costumi, ma è fatta di impegno e di impegno battesimale. E questo impegno significa lotta, guerra al peccato, guerra alla carne, guerra al mondo, guerra al maligno, principe di questo mondo. Se perdiamo questo dinamismo, noi manchiamo al giuramento fatto nel battesimo e non siamo più cittadini del Regno. Il soldato che non combatte più, il soldato che mette la spada nel fodero, il soldato che lascia via le armi, questo soldato è un traditore quando urge la battaglia, e la battaglia urge proprio in questo momento. Se siamo cittadini del Regno, dobbiamo sfoderare le armi della luce che Cristo ci ha consegnato e scendere in campo a viso aperto, coraggiosi, sicuri che Cristo combatte con noi e per noi, sicuri che lo Spirito di Cristo che abita in noi ci dà la forza, e affrontare il nemico. Il primo grande nemico è il peccato, che tenta di entrare dentro di noi e che gira attorno a noi. A questo ci siamo noi obbligati con giuramento proprio nel battesimo. La guerra al peccato, non allinei più il peccato dentro di voi, grida l'Apostolo. Abbiamo rinunciato al peccato in tutte le sue forme, perché il peccato
ci sottrae al regno di Dio, il peccato ci mette sotto il dominio del maligno, ossia noi siamo dei trasfughi quando pecchiamo, ci sottraiamo al regno della luce. Siamo in campo avverso, nel campo del maligno. Ecco perché dobbiamo combattere contro le tentazioni del peccato, peccato che può entrare dentro di noi, può allignarsi e può penetrare attorno a noi, nell'ambito della famiglia, nell'ambito della società. L'ordine che il Signore ci dà, se volete essere cittadini del regno, se veramente siete dei consacrati a me, combattete con me per il trionfo della verità dentro di voi, ogni peccato e menzogna, per il trionfo dell'amore dentro di voi, perché ogni peccato uccide, per il trionfo della grazia, cioè della vita sulla morte. Dobbiamo combattere il mondo insidioso, che non è stato benedetto da Dio, e il mondo corrotto e corruttore in cui noi viviamo e che penetra dentro di noi. Noi siamo offuscati dalle terme del mondo, dalle ombre del mondo, perché nel mondo domina il peccato. E noi purtroppo siamo cittadini di questo mondo, ma non siamo di questo mondo, come dice Gesù. Voi siete nel mondo, ma non siete di questo mondo. Non potete essere di questo mondo, come io non sono del mondo. Combattere i pensieri del mondo, i sentimenti del mondo, la dottrina del mondo, i costumi del mondo, i modi di vivere del mondo in cui noi siamo. Non c'è nessuna dimestichezza tra noi e il mondo, ci deve essere un abisso, perché si tratta di due regni, il regno della luce e il regno della tenebra. Il mondo, dice Giovanni, che è dominato dal maligno e sotto la triplice concupiscenza, concupiscenza degli occhi, concupiscenza della carne, superbia della vita. Tutto il mondo giace sotto il maligno, ce lo dice Giovanni, il maligno che è il principe di questo mondo, come ci dice Cristo. Dobbiamo far nostre queste idee, sono le idee forza che rendono autentico il nostro cristianesimo, altrimenti è un cristianesimo anacquato. Ecco perché ci troviamo in queste condizioni, anche nel mondo sociale in cui viviamo, nel mondo civile, perché non abbiamo vissuto e non viviamo la nostra consacrazione battesimale, perché non siamo dei soldati che si battono per Cristo, per il trionfo di Cristo, per il trionfo delle verità sull'errore, per il trionfo della grazia sul peccato, per il trionfo dello spirito sulla carne, per il trionfo della vita sulla morte. Fratelli e sorelle, la nostra consacrazione a Dio comporta per noi una guerra. Siamo in stato di guerra perpetua. Comporta per noi l'uso, il maneggio delle armi della luce. Per questo noi siamo rivestiti, come dice Paolo agli Efesini, delle armi della luce. Per questo dice altrove, combattete con le armi della luce. Le armi della luce ci vengono consegnate da Cristo, perché il combattimento è in Cristo e con Cristo, e Cristo non muore. Io ero morto e sono risorto, io sono il vivente. Non basta. La nostra consacrazione a Dio comporta il vivere la vita del Figlio di Dio. È per questo che noi
abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, che è lo Spirito del Padre e lo Spirito del Figlio. E per questo che per noi sono state celebrate le nozze dell'Agnello, proprio nel Santo Battesimo. Qui entriamo in un punto di dottrina importante e poco sviluppato, ma che vivo nei padri della Chiesa, e cioè che il Santo Battesimo è l'inizio della vita nuziale per noi. Cioè nel Santo Battesimo noi celebriamo le nozze con l'Agnello Immacolato. Il cristiano si imparenta con Cristo e contrae con Cristo la nuova coniazione. Si diventa sposi di Cristo Signore una volta che entriamo nella Chiesa, e allora c'è la nuova parentela, fratelli, sorelle e madre. La nuova parentela stabilita nello Spirito Santo che ci fa attuare la volontà del Padre. Così nel Santo Battesimo noi entriamo in intima relazione con Cristo e attraverso Cristo con il Padre e con lo Spirito. E nel Santo Battesimo che noi riceviamo il dono dell'amore, che poi diventa nella cresima una conferma dello spirito di amore che già è stato dato inizialmente nel primo sacramento del battesimo. Nella cresima confermazione questo dono viene dato in abbondanza, un dono di amore, un dono di forza, un dono che ci vincola ancora di più a Cristo Signore e in Cristo al Padre, e rafforza il nostro matrimonio. E poi nel terzo sacramento dell'iniziazione cristiana, il sacramento dell'Eucaristia, c'è la consumazione delle nozze, del matrimonio con Cristo. C'è la ierogamia, cioè l'unione del corpo dello sposo col corpo della sposa, perché Cristo entra in noi e diventa con noi una cosa sola. E questa è la realtà cristiana che dobbiamo comprendere, dobbiamo vivere. Questa è la nuova coniazione con Cristo Signore fin dal battesimo. Noi siamo uniti a Cristo nelle nozze che poi saranno celebrate pienamente nell'ingresso in cielo, ma già fin dal battesimo queste nozze sono state celebrate tra noi e l'Agnello. Nella cresima ci viene dato il dono dell'amore e nell'Eucaristia c'è la consumazione del matrimonio tra noi e Cristo nell'unione dei corpi. E vivere questa realtà, e vivere questa realtà, il vero cristianesimo, che ha una sola parola, l'amore, l'amore a Cristo. L'amore a Cristo, nostro sposo. Noi siamo la sposa, Cristo è lo sposo. Vivere intensamente la nostra consacrazione. La sposa deve essere fedele e feconda per essere gradita allo sposo. Ed è nella fedeltà e nella fecondità che si gioca il nostro vero cristianesimo. Un cristiano che non è fedele, un cristiano che non è fecondo, questo cristiano non è vero cristiano. E allora la festa odierna della presentazione di Maria al Tempio, che rappresenta per noi la consacrazione battesimale, ci deve ricordare questi due aspetti della vita cristiana, della nuova appartenenza a Dio in Cristo Gesù. Cristo Gesù, Re vittorioso sul peccato, ci impegna a combattere il peccato e a combattere tutto quello che può fomentare il peccato,
per renderci puri e santi, per essere carne santa davanti a Dio, puri nella mente, puri nel cuore, puri nel corpo. Non abita più il peccato, tuona l'apostolo, nelle vostre membra, voi siete consacrati al Signore. Ecco il primo aspetto, la purezza cristiana, nel combattimento assiduo contro il peccato e contro tutto ciò che ci porta al peccato, nel non condividere la vita del mondo, nel non cedere di un tanto al maligno l'ingresso in noi mediante la soluzione, il vizio e il peccato, e poi vivere la vita sponsale. Vivere la vita sponsale con Cristo Signore, vivendo il Santo Battesimo, la Santa Cresima, l'Eucaristia, cioè i tre sacramenti dell'iniziazione cristiana. Vivere intensamente la vita sacramentale, in cui noi ribadiamo sempre gli impegni battesimali, in cui ci purifichiamo perché siamo uomini che manchiamo, in cui ci uniamo a Cristo Signore nella Santa Eucaristia. E allora che la nostra vita cristiana è veramente una vita degna dei figli di Dio, e allora che possiamo dirci di Cristo, cioè appartenenti a Cristo, e allora che la parola di Gesù nel Vangelo di oggi ha la sua realizzazione. Ecco, chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Ecco mia madre e i miei fratelli, chi compie la volontà di Dio, costui è mio fratello, sorella e madre. Ecco la nuova famiglia, quando noi siamo alieni dal peccato, quando noi viviamo in Cristo per Dio, quando noi viviamo la nostra vita sponsale in Cristo Gesù, allora veramente siamo la famiglia di Dio, la famiglia in cui Dio nostro Padre è veramente Padre, in cui Gesù è veramente lo Sposo, in cui lo Spirito Santo è l'amore che ci unisce a Dio e ci unisce tra di noi e forma di noi la famiglia divina. Amen. O Maria, Madre nostra, facci comprendere tutte queste cose. Tu fosti consacrata a Dio, vivesti per Dio, fin dalla tua infanzia, a 3 anni, Gioacchino ed Anna ti presentarono al Tempio e vivesti nel Tempio come consacrata a Dio, fino all'età in cui foste fidanzata a Giuseppe, fino all'età in cui il Verbo di Dio venne dentro di te, già preparata dallo Spirito Santo all'incarnazione. O Maria, che vivesti la tua vita di consacrata, fa che anche noi viviamo la nostra consacrazione, perché come tu, così anche noi cittadini del Regno siamo dei consacrati a Dio. O Maria, ti chiediamo questa mattina di comprendere questa verità e ti chiediamo questa mattina di risanare le nostre ferite, le ferite prodotte dal peccato dentro di noi. Ti chiediamo, Maria, la forza di espungere da noi il peccato, di chiudere le porte al peccato. Dacci, o Maria, la gioia di essere risanati nella mente, risanati nel cuore, risanati nelle membra, perché noi possiamo vivere la vita filiale del tuo Figlio e la vita sponsale con Cristo Gesù per il Padre. O Maria, Madre nostra, noi abbiamo bisogno di essere purificati, purificati perché il peccato è entrato dentro di noi, perché le malattie, conseguenze del peccato, sono entrate dentro di noi. O Maria, presentaci tu a Dio in questo momento,
perché veniamo risanati nella mente, nel cuore, nell'anima e nel corpo da tutte le nostre infermità. O Maria, ti invochiamo questa mattina, Madre di Grazia, intercedi per noi, perché noi possiamo godere buona salute nell'anima e nel corpo e possiamo servire Dio Onnipotente nel corso di questa vita terrena, in attesa di entrare alle nozze eterne, nella patria che ci attende, nella casa del Padre, dove tu splendi, Regina e Madre nostra. Amen. Ave Maria, Madre della Lode, accogli la mia preghiera, metti accanto Yeah.